We'll be right back.
E buonasera di nuovo piloti, benvenuti di nuovo a un'altra diretta, eccoci qua. Allora, provo un attimo subito una cosa perché funziona tutto, perfetto, li sento anche io. Allora, avete visto un po' di tempo fa, qualche minuto fa, la diretta dove ho fatto ho pianificato un volo ed eccolo qui. Quindi avete visto prima la pianificazione, poi il volo vero e proprio. Vi dico subito che i ragazzi non partiranno subito, partiranno fra circa 11 minuti, quindi abbiamo tutto il tempo per fare un velocissimo briefing. Ma prima di cominciare, come sempre, vi invito a lasciare un bel mi piace, iscrivervi al canale e poi vi invito anche a segnarvi tutti quelli che sono queste coordinate per volare con noi e per rimanere fondamentalmente sempre in contatto attraverso il canale Twitch, il canale Telegram e Instagram, insomma tanti modi per rimanere veramente insieme. Ringrazio i nostri due sponsor, prestissimo questa settimana vedrete, oltre il giveaway per altri 3 aerei che ho, quindi altri 3 Phantom F4, e poi con CP Flight vedrete il Loreair Olympic Tour 2024. Quindi questi due appuntamenti segnatelo, perché questa sarà una settimana calda che comincerà proprio con stasera. C'ho la barba lunga, prometto che per le prossime volte me la faccio, quindi meglio. Mi raccomando, iscrivetevi assolutamente, così come si può iscrivere e abbonarsi anche al canale YouTube Loreair per vedere il tuo nome alla fine di ogni video che faccio, insomma le cose che dico sempre queste cose qua. Bene, detto questo, vediamo il briefing di stasera. Per chi non l'avesse visto prima, stasera vedremo questo volo. Avranno 4 zone di holding: la holding Alfa, la Bravo, la Delta e la Charlie. E quindi aerei che faranno questa holding. Allora, un secondo solo che rispondo a Kutasi Tower. Aspetta, Kutasi Tower qui Spooky, break per almeno 2 minuti, silenzio radio, grazie. Ok, quindi scusate, gli ho dovuto dire che avevo da fare. Allora, detto questo... Spooky, 2 minuti, senza radio. Ecco, ha risposto, perfetto. Detto questo, vi faccio vedere un secondo quello che mi aspetto io da questi ragazzi stasera. Allora, decolleranno prima gli F-18. Ecco, intanto guardo se voi vedete esattamente quello che vedo io. Sì, quindi decolleranno gli F-18, 2 minuti di distanza fra uno e l'altro, 2 minuti di distanza e anche gli F-16, 1 minuto di distanza i 14, un altro minuto di distanza anche i 15. Andranno nelle loro zone di holding, 15 minuti in holding, avranno quote e separazioni diverse, dopodiché andranno ad atterrare, quindi torneranno indietro, quindi prima i 18, poi i 15 arrivano, i 14 e poi infine arrivano i 16. Quindi chi si fa il volo più lungo sono appunto gli F-16. Questo è un po' quello che mi aspetto io stasera. Ricordatevi anche che ci sono dei neofiti, quindi che si può volare tranquillamente insieme a noi. Quindi insomma vi invito assolutamente a farlo. Intanto vedete sta albeggiando direttamente su Kutaisi, quindi incominciamo le varie cose. Kutaisi Tower, buonasera a tutti, benvenuti, sono disponibili, la torre è aperta da questo momento. Kutaisi Tower, l'ultima comunicazione è arrivata 1 su 5. Stasera gli faccio io un po' la torre, in modo che un po' li aiuto, non volo, però vediamo come vanno queste holding, come vengono eseguite, come vengono fatte, vediamo se funzionano. Kutaisi Tower, squid 1. Kutaisi Tower, go ahead. Avanti. 3, radio check.
Kutaisi Tower Squid Radio Check 5 su 5. Kutaisi Tower, Viper 1, Radio Check. Kutaisi Tower, Viper 1, 5 su 5. Kutaisi Tower, qua Spooky. Kutaisi Tower, Spooky, avanti. Richiesta startup F14255. Spooky, Kutaisi Tower a Spooky ha autorizzato la startup riportare quando startup è eseguita per il taxi. Trastevere 13, buonasera. Spooky ha autorizzato startup, grazie. Stiamo cercando di fare anche tutte quelle che sono le comunicazioni necessarie per eseguire appunto il volo. Vedete, sono schierati qui tutti i vari aerei, ve li faccio vedere un pochino tutti. Vedete, qui ci sono gli F-16, faccio vedere, eccoli qua. Vedete, guardate che colpo d'occhio bello che è. Tra l'altro l'ho messo alle 8 del mattino, proprio perché così almeno fa un pochino più figo, cioè è molto più, come si può dire, bello, no? Vedere anche l'albeggiare, no? Così. Andiamo a vedere gli altri aerei. Qui abbiamo un altro F-18 e qui abbiamo gli F-14 che sono pronti. Con noi c'è appunto Spooky, Tommy, e nell'altro F-14 abbiamo Rogue, che saluto. Mi fa molto piacere anche salutarlo. F-10, ok, ed eccoci qua, F-2. Adesso, ragazzi, sono 5 minuti e loro dovrebbero cominciare già a muovere adesso. Loro dovrebbero chiedermi quella che è l'autorizzazione per la taxi, la pista in uso. Pista in uso è la pista 25. 25, ok, pista in uso. Ok, vediamo un po' se qualcuno mi chiama. Vediamo un pochino. Allora, come avete visto, ho fatto vedere come ho preparato questa missione attraverso appunto questo programmino che si chiama Combat Flight, che avete visto girare qualche secondo fa. Programmino che utilizzo veramente tanto. Attenzione. Sono loro che devono chiedere, eh? Qualcuno si sta cominciando a connettere adesso, vedo degli slot. Loro sono divisi in ogni stanza del Discord, quindi loro tra di loro si sentono e comunicano e si stanno mettendo d'accordo. Kutaisi Tower, ultima comunicazione, 2 su 5. Kutaisi Tower, gruppo Squid 1, ready for taxi. Gruppo Kutaisi Tower, Squid 1, autorizzati alla taxi per pista 25, riporterete quando al punto attesa. Squid 1, non ho capito il punto. Kutaisi Tower, Squid 1, autorizzati al taxi per pista 25, riporterete quando in holding point per pista 25, cioè prima di entrare in pista. Grazie. Sto aiutando, perché sono le prime volte che hanno queste comunicazioni. Generalmente la comunicazione viene seguita dal leader, quindi parla soltanto uno. Attenzione. Kutaisi Tower, Squid 1, pista 25. Kutaisi Tower, Squid 1, go, ok, autorizzato. Ecco qua, adesso lui gira e piano piano arrivano anche tutti gli altri aerei che vanno a mettersi in pista. Ok. Loro devono, il primo volo è, il primo decollo dovrebbe essere alle 20, quindi sono in ritardo di circa un minuto. Kutaisi Tower, Squid 2, autorizzato al taxi per pista 25, riporterete quando punto attesa, pista 25. Punto di
Vedete il taxi P25, porteremo punto attesa, P25, scudo 2. Read back correct, Kutaisi Tower, per squid 2. Ok, bellissima questa immagine, questi aerei che cominciano a fare la loro procedura di avvicinamento. Loro si fermeranno quindi alla testata pista, io ho detto di andare lì e di fermarsi proprio in prossimità della pista 25, quindi vi faccio vedere la mappa, vedete la pista 25 è questa qua, loro si fermeranno nel punto attesa e io li autorizzerò all'allineamento appena loro saranno appunto arrivati. Do un F3 perché queste immagini sono sempre molto belle. Squid 1 da Kutaisi Tower, accelerare operazioni di ingresso in pista, siete autorizzati per la pista 2-5. Squid 2-4 da Kutaisi. Squid 1 autorizzati alla pista, dobbiamo sbrigarci. Kutaisi Tower qui, Squid 1 qui Kutaisi Tower, e entrare in pista, allinearsi, riporterete quando allineamento eseguito e pronti al decollo. Viper 1 Kutaisi Tower. Avanti Viper 1 qui Kutaisi Tower. Viper 1 Kutaisi Tower, richiediamo autorizzazione alla taxi. Kutaisi Tower a Viper 1, autorizzati alla taxi per pista 25 via November Alpha, riporterete quando in punto attesa. Viper 1 copiato, Viper 1 taxi out. Ecco adesso i ragazzi si allineano, vedete sono in ritardo, in realtà no. In realtà sì, comunque va bene, sono le prime volte. Scusate, il tower qua Spooky, richiesta taxi per attesa pista 07. Kutaisi Tower a Spooky, autorizzato, punto attesa pista 07 in via del tutto eccezionale. Spooky autorizzato taxi per pista 07. Quindi hanno già disatteso quello che è il mio piano di volo. Ma sono queste le cose belle, no? Va bene, anche perché loro effettivamente sono più vicini in quella zona lì. In realtà facendo questa mossa, che cosa succede? Succede che loro praticamente accelereranno. Kutaisi Tower, Squid 1. Avanti Squid 1, qui Kutaisi Tower. Siamo allineati e pronti al decollo. Kutaisi Tower, autorizzati al decollo da pista 25, riporterete quando in volo. Squid 1, autorizzati da pista 25, riporteremo quando in volo. Camera Squid 2, holding point, pista 25. Copiato Squid 2. Kutaisi Tower a Squid 2, attendere. Ups. Ok. Kutaisi Tower a Squid 2, autorizzati allineamento pista. Autorizzati allineamento pista 25, Squid 2. Kutaisi Tower a Squid 1. Avanti Squid 1, Kutaisi Tower. Squid 1, Airborne. Copy. Allora, Gelo è uno di quelli, come dico sempre io, scafati, cioè bravo. Cioè, perché c'ha un po' di esperienza. Non perché
Allora, è bravo, indubbiamente, ha molta esperienza e quindi ha fatto bene a prendere un pacchetto dietro di lui. Quindi li seguirà e li porterà assolutamente nella zona giusta, con le coordinate giuste, con tutto, vedrete che faranno un bel lavoro. Ok, cosa sta aspettando in questo momento Gelo, che è Squid 2? Sta aspettando di avere tutti pronti. Mi avrà dato sicuramente... Squid 2 pronto alla partenza. Squid 2 autorizzati al decollo, pista 25, vento calmo, riporterete quanti in volo? Autorizzati al decollo, pista 25, Squid 2. Vantage Tower, Viper 1, avanti. Viper 1, riporta punto attesa, pista 25. Viper 1, attendere, grazie. Ora è partito solo lui con gli altri. Viper 1, è copiato. Vantage Tower, Squid 2. Copy, Squid 2, riporta... Squid 2, siete autorizzati al vostro piano di volo. Ok, Viper 1. Contagi Tower, Spooky. Break, break, Viper 1, autorizzati, ingresso pista 25, riporterete quando allineati e pronti. Spooky, qui Contagi Tower, avanti. Spooky, riporta punto attesa Alfa, pista 07. Spooky, attendere, pista occupata in questo momento. Taxi Tower, Squid 2. HF5H left. Squid 2, potete continuare con il vostro piano di volo. Buona giornata. Squid 2. Ok, adesso Viper 1. Potete Squid 4. Squid 1, 4. Break, cartello. Break, break, riporterete dopo. Viper, autorizzati al decollo, pista 25, vento calmo, riporterete quando in volo. Viper 1, autorizzati al decollo, pista 25, copiato. Kutaisi Tower, alla penultima comunicazione che è arrivata. Tower qui Spooky, abbiamo un ritardo di 12 secondi, il decollo prima possibile, grazie. Copiato Spooky, attendere prego. Tre velivoli in decollo in questo momento. Oh mamma. Break, break. Spooky, autorizzato ingresso pista 07, riporterete quando allineato e pronto. Spooky, autorizzato pista 07, ingresso. A tutti, a break, break, a tutti i traffici, prima... No, break, break, tutti, break, break. Lasciate che la persona che sta parlando con me faccia il read back, grazie. Viper 1, Kutaisi. Avanti Viper 1, Kutaisi Tower. Viper 1, Airborne. Viper 1, siete autorizzati alla vostra missione. Quid 3. Stop, break, 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 break. Kutaisi Tower, a Viper 1 autorizzati al vostro piano di volo. Buona giornata. Viper, Spooky, autorizzati al decollo, pista 07, vento calmo, riporterete quando in volo. Spooky autorizzato al decollo, pista 07, grazie Kutaisi Tower. Kutaisi, Amazon, radio check. Non ho capito il vostro call sign, ultima comunicazione, Kutaisi Tower.
Daisy Amazon. Amazon, radio check. Amazon? Sì. Ok. Amazon, Kutaisi Tower avanti. Pronti al rullaggio per la pista. Amazon, siete autorizzati al taxi per pista 25, riporterete quando in punta attesa. Al 18 che si trova parcheggiato in una posizione non corretta, siete autorizzati il backtrack per pista 25. Copiato, autorizzati ingresso in pista o squi 3 ingresso in pista. Squid 3, sei in grado di eseguire un decollo per pista 25 immediato? Affermativo. Ok, sei autorizzato al decollo per pista 25, riporterete quando in volo e farete rejoin col vostro gruppo. Viper 1, pista di città. Viper 1, go ahead. Stiamo passando, abbiamo appena passato il waypoint 1, procediamo verso il waypoint 2. Viper 1, state lasciando la nostra zona di controllo, vi auguriamo una buona giornata e un felice volo. Roger. Ok, Squid 1 è partito. Squid 3, airborne. Copiato Squid 3, pronti per il vettoramento. Oppala. Allora, vediamo un po'. Come si fa? Dov'è? Dov'è? Eccolo qua. Squid 3, prua. Prua 298. Squid 3, Kutaisi Tower, prua 298. Ripetere, Kutaisi. Non ho sentito la comunicazione, l'ultima comunicazione. Kutaisi Tower qui, Squid 3 da Kutaisi Tower, prua 298 per rejoin col vostro gruppo. Kutaisi 3, sono da solo nel gruppo, non ho wingman, sono Kutaisi 3-1. Sei 3, allora Kutaisi, tu sei 3-1. Ok, sei da solo, ok, va bene. Portati comunque con Squid 1, sei adesso con Squid 1, ok? Copiato, procedo per exit point ovest. Copiato. Kutaisi Amazon, ready for departure, all short runway 25. Amazon autorizzato, ingresso pista 25, riporterete quattro allineate pronti. Autorizzato ingresso pista, Amazon. Kutaisi, esco allo spazio di volo, buona giornata. Copiato, io le avevo dato un vettoramento, comunque va bene lo stesso, arrivederci, buona giornata. Bisogna essere un po' così, perché poi dopo, se no, quando succedono veramente delle cose che poi si incastrano tutti, sarà interessante. Fra un pochino sarà interessante anche l'atterraggio di tutti questi velivoli. Vedremo come va a finire. Intanto sentiamo cosa ci hanno da dire Amazon. Amazon, da Kutaisi Tower, non eravate stati autorizzati al decollo, ma adesso continuate, grazie. Perché mi diverto anche un po' a fare queste cose. Perfetto, tutti i pacchetti dovrebbero essere decollati, guardiamo un attimino. Evidentemente ci siamo persi una bomba in caccia. È probabile, sono cose che succedono. Probabile sono cose che succedono, spero che non succeda più né da parte mia né da parte sua. Buona giornata. Ehi.
Break break, Lichea Sun, Squid 3, autorizzati al taxi per pista 07. Lo facciamo decollare anche lui. Kutaisi Tower da Lichea Sun, Squid 3.1. Mi ricevete? Ha spento. Peccato. Va bene, andiamo a vedere che cosa sta succedendo. Viper One, Kutaisi Tower. Viper One, avanti. Tra 50 secondi entreremo nella Old Bravo. Ok, allora non sono più Kutaisi Tower in questo momento, quindi sono il vostro Ewoks autorizzati all'ingresso della holding. Vediamo un po' come sta andando. Va bene Lore Ewoks. Lore Ewoks mi piace moltissimo. Ok, allora guardate. Erano mie idee. Allora, sono in volo, sono nella prima zona. Questo gruppo qua, vediamo un attimo, sta andando ecco qui, guardate, qui cominciano le holding. Allora, cominciano le holding, guardate gli aerei che stanno facendo anche rejoin, ok? Quindi loro stanno tornando indietro con l'holding che avevamo visto prima, ok? Se volete, voi che siete qui, vi faccio vedere... Esattamente, un attimo solo che accendo la cosa, ok, che vi faccio vedere. Allora, vediamo se riesco a farvelo vedere. Ecco qua, allora, quindi praticamente, qui sono l'holding alfa. Adesso torniamo su di loro. Eccoli qua, vedete che stanno tornando indietro in questa zona qua. Ok, quindi il primo holding ce l'abbiamo. Poi andiamo a vedere che loro stanno tornando indietro. Ok, quindi i 18 sono nella loro zona. Andiamo a vedere gli F-16. F-16 sono qui. Quindi stanno facendo la diretta. Mircom, comunichiamo che aumentiamo il flight level della holding a 25.000 piedi in quanto c'è una montagna proprio nella traiettoria. Allora, siete autorizzati ovviamente a salire assolutamente. Loro, gli F-16 invece sono la holding Bravo, stanno tornando fondamentalmente verso Cubuleti, no? Quindi andiamo, ecco, questa è la holding che stanno facendo, stanno tornando verso Cubuleti, quindi questa è la strada che stanno assolutamente facendo. E li vedete appunto, li vedete qui. Ok, quindi stanno tornando indietro. Quindi la prima holding è fatta. Ricordo a tutti coloro che si sono collegati in questo momento che qualsiasi cosa mi chiediate, io posso rispondere perché vedo vedo cosa mi scrivete. E vi invito anche a, se non l'avete ancora fatto, iscrivervi al canale, proprio perché così, insomma, questi contenuti ci saranno sempre, sempre di più, nel senso mi date un po' di forza a fare questa cosa. Molto bene, quindi questo è il primo. Andiamo a vedere la comunicazione di prima col fatto che gli F-14 F-15 sono questi qua. No, dove sono gli F-14? Non li trovo più. Ah, eccoli qua. Sì. Loro dicevano, guarda, dobbiamo andare più su. Effettivamente le montagne sono alte. Lore Ewoks a Spooky. Spooky, però non dovevi, cioè, nel senso, avevo fatto il conto che quella montagnona non dovevi toccarla. La tocco al ritorno. Ah, mi senti male? Comunque, Spooky, i due F-14 siete, va benissimo, siete perfetti, ok? Non so se non ricevuto, grazie. Allora, andiamo a vedere Combat Flight. Allora, vi faccio vedere la zona dove si trova Spooky. Un attimo solo, eccola qua.
La zona dove si trova Spooky è questa. Loro sono proprio nel mezzo delle montagne. Quella montagna alta che vedevamo, secondo me, è questa qui. No, effettivamente gli vanno proprio addosso. Sì, sì, gli andavano proprio addosso. A meno che non sia questa qua da 14.488 feet. Interessante, interessante. Sarebbe interessante perché, sai, quando ci voli sopra ti accorgi di molte più cose rispetto a quando ci voli lontano. Questo invece è l'altro gruppo, quello dei 15. Sono, stanno andando in alto, eccoli qua. C'ho questa vista drammatica qua. Guarda, sta a vedere, eh? Pa. Bellissimo, 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 bellissimo. F10, le F15 sono qua, quindi vi faccio vedere da Combat Flight. Ok, quindi loro sono esattamente in questa zona qua, stanno raggiungendo la zona di holding. Hanno dei tempi, allora hanno dei tempi. Questi tempi ovviamente possono essere, diciamo così, possono anche non essere rispettati, basta che loro lo comunichino. Ecco qua, lo sapevo, suonava qualcuno. Allora, visto che suona qualcuno, spero che vadano a rispondere. Se suona un'altra volta, bisogna che ci vada io. Quindi, ecco, mi sa che proprio ci devo andare io. Quindi mi metto muto un secondo. Scusate, il bello della diretta è questo, no? Che arriva. Perché non prendono mai le chiavi i miei figli, mannaggia la miseria. Quindi devo sempre aprire io. È un classico, è un classico. Andiamo a vedere cosa sta succedendo. F10. Allora, questa è di nuovo il F14. Bellissimo velivolo. Si sono distanziati un pochino. Effettivamente gli ho dato una zona difficile da controllare. Volevo dire anche un'altra cosa importante. Questi holding, che sembrano anche un po' monotoni, forse da vedere anche lo sono, sono fondamentali per quanto riguarda tutta le procedure, diciamo così, le missioni chiamate CAP, CAP, che vorrebbe dire Combat Air Patrol, cioè di controllo di zone di volo e di controllo di zone anche a terra. Cioè, di solito queste holding vengono posizionate in punti particolari proprio perché, ad esempio, possono essere confini di uno stato e quindi se c'è la necessità di andare a coprire una zona per non fare entrare, ad esempio, velivoli nemici oppure scortare, in un certo senso, i velivoli amici, nel senso io controllo una zona, la batto tutta, e poi quando arriva il velivolo che deve essere scortato, io so che da quella zona lì non arriva nessuno, non mi può succedere niente. Andiamo a vedere un attimo che cosa sta succedendo, perché qui c'è una cosa interessante. I 18, guardiamoli un attimo, vedete che i 18 sono un gruppo qua, ok, e un gruppo un pochino più indietro, eccoli, un pochino più avanti qui. Ok, loro stanno andando in formazione, quindi non è facile andare in formazione qua perché sono sempre orbite. E l'altro gruppo è dietro, non è questo aereo qua, ma loro sono un pochino più indietro e forse un pochino più in basso. Non li vediamo. Ho spento le label anche perché loro avessero proprio una visione come quella che è effettivamente la realtà. Questa cosa di due gruppi che fanno la stessa holding, vedete, uno ha una quota 15.000 feet, quell'altro ha 21.000 feet, quindi questi sono più in alto, quindi gli altri dovrebbero essere un pochino più sotto. Non li vediamo? No, li vediamo, eccoli laggiù, non so se li vedete, un pochino a sinistra, ecco, esattamente, ve li metto nel triangolo qua
tra diciamo così la deriva dell'aereo e diciamo la parte, non mi ricordo come si chiama, la parte sotto, insomma, li vedete, sono a due quote diverse, ecco, vedete, e sono uno più indietro dell'altro. Quello che mi aspettavo io, ma che non ho comunicato effettivamente, ero solo calcolato con i tempi, era il fatto che volevo che fossero contrapposti, che non si incrociassero mai, no? Quindi uno andava giù, l'altro veniva su. Questo era il mio intento. Però già così voi capite che due pacchetti che stanno facendo una holding in zone della stessa zona, in realtà stanno coprendo lo spazio aereo in maniera molto importante. Cosa significa questo? Significa che adesso, per dire, questo aereo sta dando il, fra virgolette, sedere a eventuali nemici, ma gli altri no. Quindi la zona viene sempre battuta in un certo senso. Faccio notare anche un'altra cosa, la velocità delle holding è bassa, guardate che bella immagine questa, ci sono i quattro velivoli e gli altri due là sotto, molto bella questa immagine, e la velocità dell'holding, vedete che si aggira intorno ai 250 nodi, perché? Perché non vanno a Mach 1? Perché non vanno a Mach 0.8? Non vanno a Mach 0.8, non vanno a Mach 1 perché l'idea è quella di rimanere in volo più tempo possibile. Quindi, come un'auto, no, che va su una strada, un conto è se va a 200 all'ora il suo e fa lo stesso percorso, no? E se va a 200 all'ora ovviamente consumerà più carburante rispetto a quando va piano. E siccome noi dobbiamo mantenere il nostro diciamo così, dobbiamo mantenere più carburante possibile, perché dobbiamo stare in holding più tempo possibile. Loro staranno soltanto 15 minuti, ma hanno, diciamo così, entrano già nella mentalità di dire: ok, io sto in volo più tempo possibile. Bello è questo rejoin, li vediamo ancora, vediamo un attimino. Eccoli qua, mi metto su di lui così li vediamo. Ecco qua, 2 e 2. Eccoli, guardate che bella formazione, i primi due, bellissima formazione. Andiamo a vedere gli altri qua come se la cavano. F2, eccoli qua, eccoli qua, stanno andando veramente insieme. Ovviamente gli altri saranno più avanti, se non sbaglio, e più, no, aspetta, sto guardando quelli davanti, quindi sono più indietro e più in alto leggermente, non li vedo, magari li vedete voi, io no. Torniamo su F10. Ah no, perché sono più aperti, quindi sono qua, eccoli lì. Quindi vediamo questi due e in alto, eccoli, adesso li metto vicini così guardate l'aereo centrale, e quei quattro puntini sono l'altro gruppo di volo. Bellissimo, bellissimo. Andiamo a vedere gli F18, qui c'è un F14, ok, andiamo a vedere gli F16, scusate, F16, F2, anche loro sono in holding, qua, bellissimo, anche loro avranno fatto più di un giro, ok, andiamo a vedere quindi i due F15, sono in virata nella zona. Loro hanno caricato sul loro piano di volo, sui loro computer, il piano di volo, quindi vedono i punti, quindi sotto un certo punto di vista è più facile, no, riuscire a vedere un punto al suolo, cioè, o meglio, a riconoscere il punto al suolo, perché ci sono due fattori. Io posso fare queste holding andando in VFR, cioè guardando sotto quello che sta succedendo, oppure posso farlo in maniera strumentale. I due F15 sono molto alti, molto difficili a questa quota riuscire a vedere i punti a terra. Andiamo a vedere di nuovo i due F14, bellissimi. Loro fanno scia perché sono a 25.000 feet,
come si dice, 25 angeli, e quindi sono un eventuale, diciamo, ingaggio aereo, se la presenza di un eventuale velivolo nemico, vedere queste scie ti fa dire: ah, guarda, sono lì, quindi sei visibilissimo in questo caso. Allora, circa 86, Lorenzo, una domanda, forse mi sono perso qualche passaggio. Le holding sono stabilite con le tempistiche per ogni segmento, tipo minuti rettilineo o minuti di virata? Allora, interessante, è un po' quello che stavo dicendo prima. Allora, circa 86, le holding vengono fatte in due modalità. Quando sei basso puoi farlo tranquillamente VFR, cioè tu vedi i punti sotto. Mi spiego un pochino meglio. La faccio F10, così vediamo così, e poi dopo riapro un attimo Combat Flight. Allora, mi spiego un pochino meglio qua. Allora, prendete questa holding qui. Questa holding qua è bassa, 1500 feet. Hai due punti di riporto molto importanti. Uno è il fiume, questo fiume qua. Ok, l'altro è la città. Quindi tu sai che quando arrivi in queste zone, tu sai che devi virare. Stessa cosa per quanto riguarda la holding che devono fare gli F-16. In questo caso tu hai un punto di riporto visibilissimo, che è Batumi, che è l'aeroporto. E devi virare quando vedi l'altro aeroporto, che è Kubuleti. Tra l'altro, in questo punto, ti faccio vedere anche una cosa. In questo punto tu hai anche un lago, quindi vedere l'aeroporto, vedere il lago, tu sai che devi virare a sinistra in questo caso qua, perché vedete c'è anche... Cosa più complicata invece ce ne hanno gli aerei più alti, quindi ad esempio questi due. Loro che cosa hanno battezzato? Loro hanno solo un punto, questo qui è il loro punto di ingresso per quanto riguarda la holding. Loro avranno sicuramente battezzato un tempo, un minuto e poi si vira, un minuto e poi si vira. Magari possono provare a vedere se riescono a incrociare un pochino questo fiume, questo sì. Il tempo, la distanza dipende da come è stata creata, dipende anche da altri fattori. Ad esempio, se io ho una... Spooky, qui Kotasaur, avanti. Abbiamo fatto la nostra task e stiamo facendo return to base. Kutaisi Tower qui, Spooky da Kutaisi Tower, autorizzati al RTB. Ok, stavo dicendo, se io ho una zona di cap, no, come questa qua, e devo controllare questo limite, questo posto, ok, qui considera che qui c'è il limite di una nazione, no? Quindi io sto guardando un'ampia zona con il mio radar, no? Quindi magari Kutaisi Tower, Squid 2. Kutaisi Tower, avanti Squid 2. Kutaisi Tower, Squid 2, anche titolo, ritorna in base. Qui due, siete autorizzati al return to base. Ora c'è il gatto che vuole uscire. Torno subito. Tanto vi faccio vedere un po' di volo. Kutaisi Tower da Squid 2, richiediamo pista in uso sull'aeroporto. Kutaisi Tower, la pista in uso alla 25. Cambiato pista 25, Squid 2. Gatto uscito, perfetto. Allora, perfetto. Dove ero rimasto? Sì, dipende da cosa c'è scritto ancora sulla procedura, certo. La procedura, in questo caso, l'ho decisa io, quindi fondamentalmente non avevo proprio una zona. Mi interessava, diciamo, cercare di fare due zone di difficoltà diverse. Una, diciamo, più semplice per quanto riguarda quelli che sono lungo costa, e una più difficile per quanto riguarda la parte delle montagne. Ciao Nicolai, è il Tom che vuole uscire. Buonasera maestro del volo, Samurai 13.
Maestro del volo. Ok, allora, torniamo un attimo alla situazione. Qui stanno rientrando. Stanno rientrando. Ok. Non mi ricordo più come si chiamano i due F-18. Non mi ricordo più come... Ai due F-15 qui Kutaisi Tower, autorizzati all'atterraggio su pista 2-5. Riporterete quando in corto finale. Negativo, le nostre intenzioni al momento non sono di atterrare, di fare un corso sopra il ponte a East Gate di Kutaisi. Va bene, F-15, va benissimo, siete autorizzati. Mi direte quando sarà il momento che deciderete di tornare a terra. No problemi, vi daremo un inbound tra pista Kutaisi più tardi. Rendiamo le cose un pochino più interessanti. Spooky da Kutaisi Tower a Spooky. Qui Spooky, Kutaisi Tower. Ci sono due traffici vicino a voi, due F-15. Dichiara le intenzioni. Viper 1, Lore Awax. Lore Awax, Viper 1, go ahead. Abbiamo completato la nostra task, richiediamo autorizzazione per uscire dalla holding. Viper 1, qui Lore Awax, autorizzato il return to base. Viper 1, copy that. Adesso mi renderanno tantissimo. Squid 3 RTB. Squid 3 RTB. Squid 1 RTB. Sì, gruppo Squid, autorizzate il return to base. Ok. Bello, 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 grazie. Allora, qui adesso succederà un macello, ve lo dico subito, gente che vorrà atterrare, gente che... Vediamo che cosa succede e li guidiamo. Mi renderanno la vita difficile. Quello lì è l'aeroporto dove sono io, quello che vedete lì a destra, quindi cominceranno a arrivare un po' di persone. Capybara Love 3, questo lo conosco. Ciao Simo, buonasera anche a te, Capybara Love 3. Visto, ci ho fatto anche la rima. Ok. Questo però, questi sono in alto, ragazzi. Questi sono in alto. 24.000 feet. Questi 2.000 feet. Questi sono a terra. Questi sono a terra. Questi stanno facendo proprio un volo radente. Questi sono 15.000 feet. 14.000 feet. Quindi stessa, quasi stessa quota. Ok. Questi sono... 21.000 feet, 15.000 feet, ok. Ho anche un programmino che permette di vedere tutta questa situazione, ok? Però per adesso non l'ho impostato per farvelo vedere online. Magari la prossima volta lo facciamo. È un programma che utilizzo, che lo vedremo la prossima volta. Ricordo a tutti coloro che si sono messi in... Kutaisi Tower, Spooky. Kutaisi Tower, Spooky, go ahead. Spooky richiede autorizzazione al passaggio pasta quota. Spooky, sei autorizzato al passaggio a bassa quota su Kutaisi. Autorizzato. Vediamo che cosa succede, perché... Kutaisi Tower a Squid 2. Squid 2, Kutaisi Tower. Avanti con Squid 2.
per voi un vettore Prua 083. Tower Squid 2, non ha bisogno di vettori, facciamo un lunghissimo sottovento e poi ci alliniamo con un'apertura pista 25. Che decide lui? Ma porca miseria, va bene, fate un lunghissimo sottovento. Ok, andiamo a vedere che cosa succede intanto per Spooky, che sta veramente passando con un volo radente. Sarai te a dare l'ordine di atterraggio ai vari pacchetti? Sì, adesso mi faccio Viper 1, allora Edwards. Viper 1, go ahead. Viper 1 is passing waypoint 3 at 15,000. Viper 1, ok, vi vedo nel waypoint 3. Dopo waypoint 3, rientrare alla base, grazie. Viper 1, copy. Viper 1, Kutaisi Tower, ricordo che la pista è in uso, la 25, non la 07, la 25, 25 per tutti. Seguiamo la notte, canale. Viper 1, Kutaisi Tower, copiato, pista 25. Seguiamo il canale. Vi stiamo vedendo nel canale, bellissimi F15. Queste cose non te le dicono le radio. Va bene, andiamo a vedere. Kutaisi Tower, Squid 1. Sta per te. Squid 1, go ahead. Squid 1, entry point nord. Copy, Squid 1. Kutaisi, Squid 3, entry point nord. Break, break, Squid 1, mantenere quota. Risalire, Squid 1, risalire a 15.000 feet. Squid 1 a 15.000, copy. Li ho alzati, ho fatto in modo che loro stessero più in alto. Perché? Perché c'è un passaggio radente sulla pista 25. 2.14, eccoli qua, sulla pista 25, che mi fanno un passaggio radente. Hai 14 in circuito in questo momento, siete bellissimi. Guardali qua, guardali qua, guardali qua. Poi ragazzi, io sicuramente faccio 18.000 errori su queste robe, quello che ti pare, no? Perché insomma, anche è un'arte anche il controllo di volo, anzi diciamo che se c'è qualcuno che è bravo nel controllo di volo, se ne intende un po', può tranquillamente... guarda, Ale, che roba. Quindi se qualcuno è bravo con questi, con controllare, si iscriva al canale. Spooky, siete i primi in atterraggio, ricordo che la pista è in uso, la 25. Riporterete quando allineati. Quindi qua, chi? Spooky è autorizzato in atterraggio, primi in coda e la pista 25. Anche perché in questo momento gli ho dato l'autorizzato atterraggio che sono lontani come un coso, sono alti, sono già a 18.000 feet, quindi quegli altri sono a 15, quindi ho un problema grosso, non so dove sono. Allora, vediamo un po'. Ok, vediamo un po'. Allora, loro dove sono? Ah, Gelo è in volo laggiù, quindi lunghissimo finale, come aveva detto giustamente. Qui abbiamo gli F15, vediamo un po'. Viper 1, dichiarare le intenzioni, qui Kutaisi Tower. Viper 1, stiamo scendendo a 4-5.000 feet e entriamo dall'ingress point ovest. Ok, autorizzati. Allora, siete autorizzati però a 6.000 feet, rimanete alla quota di 6.000 feet, prego. Ok, copy that. Motivo perché ci sono due traffici in atterraggio.
Viper 1 ricevuto. Ok, adesso loro vira, virata stretta per quanto riguarda gli F-14. Virata stretta, ma sono alti, non atterreranno. Non ce la fanno. A 2.14 in volo qui Kutaisi Tower, siete troppo alti per l'atterraggio. Confermate? Kutaisi Tower qui 14, atterriamo anche in cartella se vogliamo, grazie. Ce la fanno, loro dicono che ce la fanno, vediamo. Vacca del cane. Kutaisi Tower qui Spooky, noi non atterriamo, noi portiamo. Ok, riattaccate appena possibile e vi riportate a 6.000 feet, anzi 8.000 feet per voi, Spooky. Viper 1, Kutaisi Tower, siamo inbound. Kutaisi Tower, Viper 1, siete autorizzati al circuito per allineamento pista 25, riporterete quando in finale. Viper 1, copiato. Ah, scusa, hai ragione, Deva 99, hai proprio ragione, scusa, non l'avevo visto. Viper 1, Kutaisi Tower, chiediamo autorizzazione a scendere sotto i 3.000 feet. Allora, là se uno si è schiantato, lo sapevo, ecco. Allora, Viper One autorizzati alla discesa per 3.000 feet, riporterete quando in finale. Andiamo a vedere. Viper One copiato. Dove sono Viper One? Eccoli qua. Eccoli qua. Allora, sono sopra l'aeroporto. Adesso loro si abbassano, faranno una virata a destra. In realtà li ho fatti fare abbastanza da soli, quindi li ho fatti un pochino, come si può dire, li ho lasciati un po' liberi, anche perché non ho proprio tutta quell'esperienza che ci vorrebbe per fare dei vettoramenti fatti bene, non ho sotto lo strumento esatto, giusto. Kutaisi Tower Squid 2 inbound ovest 42.000, apertura pista 25. Squid 2, siete autorizzati all'ingresso secondo procedura e riporterete quando pronti per l'atterraggio per l'apertura. Squid 2. Ok, andiamo a vedere il seguito. Kutaisi Tower Spooky, pista libera. Kutaisi 1. L'ultima comunicazione, prego ripetere, Kutaisi Tower. Kutaisi Tower, Squid 1. Avanti Squid 1. C'è Squid 3 che è in bingo, siamo in stack sopra la pista. Ok, Squid 3, siete in bingo fuel, dichiarate emergenza. Squid 3, dichiara emergenza. Squid 1. Kutaisi Tower, Squid 3, dichiarate emergenza. Viper 1 autorizzati all'atterraggio per pista 25, ma non siete allineati. Viper 1 è copiato, ci mettiamo nel circuito e poi andremo a vedere il finale. Viper 1, siete i primi a atterrare e accelerare la manovra, grazie. Viper 1 è copiato. Non ho capito se c'è un aereo in emergenza, perché l'emergenza non è stata dichiarata.
Ok, io c'ho Squid 3, che è quello qua. Squid 3 da Kutasi Tower, Squid 3 da Kutasi Tower, siete in emergenza? Kutasi Tower, Squid 1. Avanti Squid 1. Informazione errata, Squid 1, 4 con l'emergenza, siamo in bingo. Squid 1, siete in emergenza, sì o no? Squid 1, siete in emergenza, sì o no? Sì, Squid 1, 4. Break, break, Squid 1, autorizzati atterraggio per pista 25, riportare quando in finale e riporterete anche quando in corto finale. Avete necessità di un vettoramento? Squid 1, avete necessità di vettoramento? Kutasi Tower, scusa il linearto, non so cosa sia. Ok, allora Squid 1, vai per prua 338, ora, e scendi, e vai per prua 338, mantenere quota. Squid 1, siete i primi per l'atterraggio, ok? Viper 1, Kutasi Tower, chiediamo delucidazioni. Viper 1, mantenere quota e rimanere in circuito. Siete i secondi, Viper 1. Squid, virata a sinistra, ora. Viper 1, copiato. Squid 1, virata a sinistra, ora. Niente. Squid 1, vediamo a sinistra. Squid 1, siete oltre, siete oltre. Squid 1, bingo fuel. Squid 1, mi dici quanto carburante hai? Squid 1, mi dici quanto carburante hai? Potete dare un attimo, come vai? Tower Squid 2, 16.000 finale, fronte alla postura. Potete dare Squid 1? Avanti Squid 1. Squid 1 4 a 4.000. Squid 1, ma sei in emergenza o no? Tower Squid 1, Squid 1 4 ha dichiarato bingo a 4.000 però. Pacchetto Viper, autorizzati all'atterraggio per pista 25. Pacchetto Viper copiato. Ok, Squid 1 non sembra non capire quello che dico, ma probabilmente non Squid 1 a 4.000 si trova, io vedo gente a 16.000, dov'è? Ok, io c'ho gli F-16 qua che stanno atterrando. Non ci si capisce più nulla con Squid. Purtroppo magari è la prima volta che si ritrova in situazione. Tower Squid 2, initial runway 25. Squid 2, attendere. Squid 2, siete i secondi in atterraggio. Prima... Oh, porca miseria, siete allineati. Squid 2, autorizzate l'atterraggio, siete primi. Se non i secondi sono i Viper, secondi Viper, primi Squid 2. Ricevuto Squid 2, primi, faremo apertura, piso 25 a sinistra. Ciao. Viper 1 chiede delucidazioni.
Viper One, allora, allora, 7 secondi, andate avanti così, vi dico di quando vorrei virare io, ok? Viper One copiato. Allora, questi fanno anche un atterraggio in apertura. Praticamente virano adesso, il primo ha già virato, 2 secondi o 5, di solito sono 5-6 secondi, vira il secondo e poi vira il terzo, che non sta virando. Ok, e vira il terzo. Adesso si mettono uno dietro l'altro e atterrano, in teoria. Se stanno ancora un po' in volo... Viper One... Viper One, Pisagi Tower, avanti. Prua 3, 4, 2. Viper One copiato, Prua 3, 4, 2. Squid 2 da Kutaisi Tower, riportare quando in corto finale. Adesso. Squid 2-1, finale 2-5. Ok. E il primo ce l'abbiamo e gli altri sono dietro e laggiù in fondo ci sono i 16. Allora, Viper 1, la vostra prua non era quella che vi avevo autorizzato. Viper 1 in finale. Ciao. Ok, si assume la responsabilità di questo atterraggio, vai per uno. No, no, riprendiamo il circuito. Ok. Ciao Nicolai, buona serata anche a te. Purtroppo devo salutarvi anche 586, buon proseguimento. Grazie anche a te per essere stato con noi nei nostri cieli virtuali. Viper One autorizzati a circuito a apertura a sinistra e riporterete quando in finale. Viper One, ripeto, Kutaisi Tower, Viper One autorizzati a apertura a sinistra e riporterete quando in finale. Viper One copiato, apertura a sinistra. Due, tre, finale. Ok, 2-3 è lui. Squid 2-3, eccolo qua. Squid 2-3 autorizzato all'atterraggio per pista 25. Simovic 93, davvero interessante guardare questo sim. Questo simulatore di volo mi piace molto anche a me, sinceramente, sì. Ok, tu hai sempre volato con il 2, sì, lo conosco. Bello. Viper One, Kutaisi Tower, richiede autorizzazione per entrare in finale. Viper One, autorizzati in finale per pista 25, siete i primi in atterraggio perché il traffico sta già atterrando. Ok, andiamo a vedere che sudata che mi hanno fatto fare, la gente faceva così di fare. Ecco, allora loro adesso fanno una virata a sinistra, hanno fatto un circuito, sono passati un po' come ha fatto Gelo prima.
sono passati sulla verticale, hanno virato a sinistra, dopodiché si rimettono in, si riallineano e atterrano. Io mi dovrò fare un po' di training per quanto riguarda la torre, perché mi rendo conto che insomma posso fare di meglio, posso però anche fare di peggio, delle volte uno... Andiamo a vedere questo atterraggio di questi bellissimi F-16. Eccoli qua. Eccoli qua. Stanno andando a 278 nodi, bisogna che cominciano ad andare più piano. Infatti guardate, hanno Viper 1 in finale circuitale su pista 25. Viper 1 autorizzato al atterraggio per pista 25, riporterete quando pista libera. Ultima comunicazione qui con Tasi Tower. Allora, capibara, ce l'ho al foglio, solo che è un casino, cioè, facciamo fatica. Tre lore, domanda, con 300-400 euro è possibile prendere manette giostre o servono altri? Allora, cioè, qui è come cazzotti, come si suol dire, ci sono da tanto e da poco. Comunque diciamo che sì, con quella cifra lì prendi tutto, poi sai, dipende da cosa vuoi tu, no? Diciamo che uno stick, un joystick con 250 euro buono lo prendi, ci servono però, io consiglio anche i pedali, perché così insomma gli aerei si pilotano anche coi pedali, quindi questo è importante. Poi ci sono dei joystick che costano anche di più dei 400 euro, quindi così. Ok, si pedalano meglio, chiaro, sì, samurai, sì. Ok, allora, questi sono atterrati. Viper 1, touchdown su Kutaisi. Viper 1, benvenuto a Kutaisi. Il vento è calmo, la giornata è molto bella. La ringraziamo per essere atterrati qui e speriamo che il suo soggiorno sia dei migliori. Kutaisi qui, Amazon, inbound per Kutaisi, inbound per atterraggio a Tatan, distanza 267, no, 34 per Aler. Amazon, la pista in uso, ricordo che è la pista 25, riporterete quando in circuito per atterraggio. Squid 1, riportarsi a quota di 10.000 feet, procedere secondo prua. E se qualcuno in chat articoli sarebbe molto simpatico, perché non saprei che marca prendere un modello. Senti Samurai, iscriviti al mio Discord, te le metto domani mattina queste cose qua, ok? Te le metto su Amazon domani mattina. L'ultima Squid 1, ripetili. Squid 1 a 10.000. Perfetto, Squid 1, cominciare la virata a sinistra per mettersi in circuito per l'atterraggio. Squid 1 al circuito. Vabbè, Samurai, io faccio il possibile per venire incontro a tutti, insomma. Che stanno facendo questi due F-18? No, dove sto guardando? Ma chi sono questi? Ma dove sono? Ah, sono qua. I due F-15 sono qui. Amazon, accelerare manovra per l'atterraggio, grazie. Sono lontani. No. Squid 3. Kutaisi Tower, Squid 3 avanti. Squid 3, siamo in 2 e chiedo autorizzazione a
ingresso da entry point ovest. Autorizzati ingresso entry point ovest, Squid 3, quindi sono questi qua. Squid 3, riportate 6.000 feet. Copy. Ok, Squid 3, siete... Ok, siete secondi in atterraggio. Piatto. Kutaisi Amazon, siamo a 17 miglia dall'attacco di Kutaisi, a Eastgate, riporteremo full stop. Amazon, siete autorizzati all'atterraggio su pista 25, riporterete quando? In finale. Riporteremo il finale, Amazon. Amazon Kutaisi Tower, da vedere da qui avete una formazione molto bella, molto bella. Bella formazione, bella formazione. Vediamo dove vanno questi qua. Sono bassi. Squid 1 è basso. Squid 1 è basso. Squid 1 e Lightmaster, portatevi a 6.000 feet, per favore. Squid 1 a 6.000. Viper 1, Kutaisi Tower, siamo tornati ai blocchi di partenza. Kutaisi Tower, Viper 1, grazie per aver volato con noi. Grazie a voi. Kutaisi Tower, qui Amazon, riportiamo in finale. Amazon, qui Kutaisi Tower. Siete autorizzati all'atterraggio su pista 25. Riporterete quando pista libera. Sentite il rumore? Non so se lo sentite il rumore di questi aerei. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Il rumore di questo aereo quando usa il dammanetta. Sentite? Ditemi se lo sentite, scrivetemi se lo sentite. Se no alzo il volume. Perfetto, Simovic, perfetto. Gli F-22 e gli F-35 quanto? Quando? Ma chi lo sa? Lo sai te? Guarda qui che bel atterraggetto che ti fanno. Bellissimo. Guarda, questi due sanno come fare certi atterraggi. Guardateli, uno a destra, l'altro a sinistra. Uno più avanti, uno più in basso. Stessa quota, stessa velocità. Sono in formazione anche in atterraggio, ragazzi. Questi sono in formazione anche in atterraggio. Guardate qua, pista 25 e touch. Vediamo se toccano tutti e due nello stesso momento. Touch. Un pochino. Beh, vabbè, però, ragazzi, sono... ottimo atterraggio, Amazon. Bellissimo atterraggio in formazione. Veramente. Complimenti. Grazie, Kutaisi. Allora, Squid 1-3. Allora, qui si trova a 6.000 feet. Kutaisi, Amazon, go around. Go around? Come go around? Liberare la prima... Ah! Non sono... la pista era troppo qua. Ok, fate... Amazon, fai un circuito e portati a 6.000 feet. Ok, Lightmaster, siete autorizzati, no, siete alti, dichiarare le intenzioni.
Ok. Qui per Squid 1, siamo in attesa per l'atterraggio. C'è l'aeroporto a 6.000. Squid 1, siete autorizzati all'atterraggio per pista 25? Squid 1, autorizzato all'atterraggio a pista 25. Che dovrebbe essere lui, Squid 1. Quindi, non sai, non si sono ancora messi giù. Trovato sul disco un certo Simone 105. Vendo in blocco, OTAS Wardog, competere la logica e site, pannello strumento. Acquistate a settembre. Appare nuovo senza difetti. Contate. Ecco, vedi? Torre Cotasi, sì. Qui Squid 3. Faccio un holding sopra la pista in attesa che atterri. Squid 1-4. Copiato, Squid 3. Squid 1, iniziare la manovra per l'atterraggio, virata a sinistra. Dunque, sì, siamo un prodotto valido, se poi tenuto bene, validissimo. OTAS Wardog, un pedaliere Logitech, assolutamente sì. Allora, stiamo vedendo l'atterraggio di questi due ragazzi qua. Ok. Mi hanno fatto sudare anche a me, cioè, credete? Aiuto! Dov'è? Basso, è basso, è basso. Si vede, gli piace il rischio. Allora, vediamo un po'. Ah, eccoli qua, non li vedevo. Barracuda. Samu, la pedale è validissima, la tengo da quasi un decennio e non ho mai avuto un problema. Se è nuova ti dura fino alla fine del prossimo decennio. Se è nuova ti dura fino alla fine del prossimo decennio. Ma dove sono questi qui? Non ce la fai a atterrare così. Non ce la puoi fare a atterrare così. Ciao il pod, comunque adesso abbiamo finito anche noi, grazie a te per la compagnia, per essere stato con noi e ci rivediamo alla prossima puntata, pod. Ciao, ciao, ciao. Ok. Ok, F10, ma guarda, stanno facendo dei giri assurdi, cioè, assurdi. Assurdi, questo qui ha 11.000 feet, ma ha dichiarato emergenza. Vabbè, non dico niente. Allora, Lightmaster. Lightmaster, sei il primo in atterraggio. Sei autorizzato, Lightmaster è autorizzato all'atterraggio su pista 25. Riporterete quando è in corto finale. Sì, va ricaricato però. Kutaisi Tower a Lightmaster è autorizzato atterraggio per pista 25, riporterete quando in finale, in corto finale, quindi quando proprio ci sei. Che sudata, che sudata. Stasera mi riposo. ...150 nodi, 1800 feet, deve scendere e accelerare un po'. Quell'F18 è in bingo fuel da così tanto che deve aver installato dei pannelli solari simili per volare ancora. Sì, 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 sì. Ma quando uno sa fare parsimonia di... Però hanno volato un'ora e un quarto, Cioè alla fine con un solo un carbo scritto 1-4 in emergenza, se non sbaglio, ma non so, guarda, io avevo chiesto ai ragazzi di mettere gli stessi call sign del
diciamo così, che erano in volo, perché faccio veramente fatica. Considera anche che ho un programmino che poi faccio. Prendi qui Amazon, riportiamo Westgate a 5.000 piedi, inbound per atterraggio. Amazon, siete i ok, entrate in finale. No, siete secondi. Primo c'è Barracuda in atterraggio. Barracuda, siete autorizzati all'atterraggio su pista 25. Riportate quando in finale. Barracuda autorizzato al suo atterraggio su pista 25. Troppo stretto. Ce la fa, ce la fa, ma deve tirare quell'aereo. Volendo ce la puoi fare. No, dai, non ce la fa. Non ce la può più fare. Non ce la... Questo si schianta. Non ce la può fare. Barracuda abortire l'atterraggio e fare di nuovo un circuito, portarsi a 6.000 feet. Amazon, autorizzati a atterraggio per pista 25. Ciao, ciao. Barracuda, circuito 6.000. Amazon, autorizzati a atterraggio per pista 25, siete i primi. Autorizzati all'atterraggio, qui Amazon 1, copiato. Ce li ho tenuti in volo 18 ore questi qua. va bene, sono cose interessanti. Dai, che forte, sono stanco, comincio a essere veramente stanco, però è andata così, va bene, dai. Prima dicevo 1-3, poi continuavo a dire 1-4, boh, ma che ne so, che ti... Cioè, mi dispiace anche che Amazon, di come si chiama, 1, Kevin, non si è riuscito a atterrare fino in fondo, hanno tenuto l'aereo troppo forse, no? E quindi non è atterrato, peccato. Questo è... Barracuda. Dai, Amazon, riportiamo il finale. Amazon, autorizzati all'atterraggio per pista 25, riportate quando pista libera. Break break, Barracuda, sei il secondo in atterraggio, quindi iniziare appunto la procedura per l'atterraggio su pista 25. Barracuda il secondo per pista 25. Torre Cotati, qui parla Squid 3. Squid 3, avanti, sei il terzo in atterraggio a questo punto, Squid 3, eh? Squid 1-4, apprendi con la comunicazione radio, ma sta finendo il carburante, ti dico di rotare su un altro aeroporto o di atterrare sotto comunicazione? Io non ho capito chi è in emergenza, non ho ancora capito chi è in emergenza. Squid 1-4. Quasi Amazon, short final, runway 25. Scusate, Squid 1-4 non è in volo. C'ho Squid 1-3, Squid 1-2, Springfield 1-1 e uno in atterraggio adesso. Cotati Tower, Squid 1. Allora, Hobby è in emergenza, è Hobby in emergenza? Sì, esatto, scusa, è Squid 3. Okay. Hobby, chiamiamoci Hobby. Hobby, sei autorizzato, sei alto, devi allargarti a destra, ok? E allinearti bene per l'atterraggio, quindi devi voltare a destra, ok? E andare fino al fiume a destra. Questo mi casca, questo casca, questo oggi casca. Dore, sono andato via dopo l'atterraggio, scusami, grazie mille per la missione. No, ciao, grazie a te.
Amazon, touchdown, libereremo sulla destra in fondo pista 2-5. Ok, benissimo, grazie per aver volato con noi. Il tempo è calmo, la temperatura è veramente molto piacevole, quindi sei autorizzato allo spegnimento, full stop. Ciao, ciao, ciao. Allora, Hobby, devi abbassarti, ti porti a 4.000 feet, sei troppo vicino all'aeroporto per atterrare, anche se vuoi atterrare sulla 07. Allora, dimmi su quale pista vuoi atterrare, Hobby. Prima o poi atterra. No, dai, ragazzi, è un po' in difficoltà, sono le prime volte, io capisco che è difficile, magari poi anche un po' emozionato, sta facendo le virate. OB1S, se mi senti, scendi di quota e procedi lungo questo heading. Cotasi, OB ha problemi di comunicazione. E vuole atterrare su pista 07. Autorizzato per pista 07. Autorizzato per pista 07. Ma sei alto. Ma che fa? Questo lo porto in volo con me. Lui lo porto in volo con me la prossima volta. Hobby lo porto in volo con me. Cortesi Tower, Speed 1, final. Squiduno, perdonami, aereo in emergenza, facciamolo atterrare, eh? Facciamolo atterrare, l'aereo in emergenza. Quanto carburante hai, Squiduno? 2.0. Ok, ce n'hai a sufficienza. Ci sono più aerei sott'acqua che sottomarini per... Ok. Ci sono più aerei sott'acqua che sottomarini per aria. Okay, non ce la farà mai, a 300 nodi è impossibile. Qui Squid 3. Hobby, sei veloce, sei basso, non sei allineato, Hobby. E non hai carrelli giù, devi sporcarlo l'aereo prima, devi prima tirare fuori i... Hobby, la prossima volta vieni in volo con me, eh? Che facciamo un po' di training io e te. Dov'è quell'altro? Barracuda, adesso ormai lo chiamo così. Barracuda, a terra vai, sei a terra sulla 25. Libero per la 25. Va bene, è in difficoltà, ma lo capisco, perché quando si è alle primi voli, magari poi anche l'emozione, no? L'emozione, insomma, di una live, l'emozione di andare in volo con tanti, e così. Aiuto, è basso adesso è bassissimo. Deve prendere un attimo le... Ok. Squid 3 a torre. Scusate. Avanti, Squid 3. E autorizzazione a entry point est. Sei autorizzato a entry point est, Squid 1-3. Adesso gli faccio fare quello che vuole. Hobby ha comunicato che dirotterà su un altro aeroporto. Va bene, ok, Hobby. Barracuda, vai benissimo, atterraggio
Sei un po' lento, però va bene. Mi piace farli atterrare tutti. Mi piace farli atterrare tutti. Va bene, va bene, va bene. Ok, vediamo l'atterraggio di Barracuda. Guardate il DCS come ganzo, si vede addirittura l'ombra dell'aereo laggiù in fondo, veramente bello. Ha bisogno di addestramento assieme a qualcuno, sì, ma lo fa con me. Non ho mai, infatti lo so benissimo che se allinea, cioè lui ha bisogno di capire un attimo la velocità, tante cose, ma va bene, insomma, sono le prime volte, capisco che può essere complicato. La prossima volta viene in volo con me, lo porto con me. Ecco, in questo caso bisognerebbe avere un aereo. Barracuda, final. Barracuda, autorizzati all'atterraggio su pista 25, riporterete quando pista libera. Allora, guarda come ha fatto. Kutaisi, Barracuda, non l'ho copiato. Barracuda, Kutaisi Tower, autorizzato all'atterraggio per pista 25, riporterete quando pista libera. Barracuda. Ah, eccolo lì. Guarda che bella atterraggio che ti ha fatto Barracuda. Guarda, va. Tic. Eccolo qua. Eccolo qui. Bellissimo. Va bene, ragazzi. E io direi che questa live così conclude qua. Ringrazio veramente tutti. Anzi, sai che facciamo? Facciamo una bella cosa. Adesso vi porto a sentire ragazzi che vi diranno sicuramente un po' di cose. Vi porto su. Però, ok, sono... ragazzi, allora, com'è andata? Ciao. Bene. Porto su tutti. Io l'ora vado a sentire. Sono ancora in live e volevo solo salutare e ringraziare tutti quelli che hanno fatto questa, diciamo, questo training insieme. E... Io sto andando a spargli a quelli che sono rimasti, Lore. Non ho capito. Sto andando a spargli a quelli che sono rimasti. Ah, bravo, va bene, dai, va bene. Va bene. Io vi ringrazio veramente tantissimo, ringrazio tutti coloro che sono stati con noi oggi, che hanno visto questa lunghissima live. T'ho visto, Alessandro, t'ho visto che sei partito dalla taxi. T'ho visto. Adesso sì, Renzo, la pista è libera. Pista libera. Va bene la taxi. Allora, c'ho già un contatto qua, vediamo. Eccolo lì. Che forti che siete. Va bene, però dai. La prossima volta l'SRS lo proviamo dentro il server prima di partire, perché meglio. Sì, sì, sono d'accordo, sì, sono d'accordo. Io ho una mezza idea di cosa gli viene in mente di fare a Rogue, perché oh, peccato. Va bene. Io ringrazio veramente tutti, ringrazio tutti coloro che hanno seguito questa live, l'ho detto 15.000 volte e insomma, presto tante altre belle imprese sui server Lorraine. Vediamo se lo schiva. Vediamo un po'. Mi sta loccando. Okay. Per morire, non è che ti ho loccato. Sono curioso. Ho paura che non sia un lock quello. Ai. Ho paura che sia una testata anulare quella. Madonna, sto missile quanto è grosso. Mamma mia, veramente. No, l'ha schivato. Ragazzi, grazie per tutti quelli che hanno cercato di recuperarmi. Scusate, io mi sono perso. Non ti preoccupare. Tranquillo. Non ti preoccupare. Siamo qui proprio quattro, perché no, tutti quanti noi stiamo imparando. Aiuto. Niente, boom. Boom. Boom, shakalaka. Grande, Rocco. Mi viene troppo da ridere. Scusate. Ne arrivo un altro. Perché sei un sadico, ti viene da ridere. Buonasera. Si è rotto. Questo va su un villaggio. Vabbè. Ragazzi, l'avete rotto, complimenti. Quel crimine di guerra ci sta. Adesso spara quelli lì che sono atterrati. C'è qualcun altro in volo da battere, no? Mamma mia, no. Va bene. Atterrato. La curiosità. Saluto a tutti, buona serata, ciao, alla prossima.